0258219585 se volete intervenire in diretta. Siamo in compagnia di Giovanni Lapidari. Buongiorno Giovanni, come stai? Ciao caro, benissimo, buongiorno a te e a tutti i colleghi che ci ascoltano da casa. Buon. Grazie anche al nostro Antonio Landolfi che è stato disponibile a cambiarvi la giornata. Davvero, è stato proprio un amico, lo ringrazio a buon vento. Va bene, allora senti, partiamo subito, scenario iniziale e poi entriamo con le domande. Niente, tranquillità totale, calma piatta, attenzione alla compressione di volatilità, decisamente sempre più abnorme e anomala, non contrastarla ma essere pronti davanti al monitor per chi può accogliere eventuali segnali di inversione. Una nota di servizio, sì. Siamo all'ultima giornata della settimana, mi raccomando attenzione ad andare overnight specialmente sugli strumenti a leva, perché il fine settimana è sempre una cosa un po' particolare, la volatilità è quella che è. In questo momento siamo tutti bravi, tutti fenomeni, il rischio è scomparso dalla nostra mappa mentale, ma attenzione che quando il rischio torna non avvisa nessuno. C'è un rimbalzo dei bond oggi, T-bond americani e anche bund, c'è una flessione delle borse e comunque una perdita di spinta, attenzione a determinate aree di prezzo sulle quali se volete poi rientreremo, ma segnalo il 12.720 DAX, perché come noi fa i mercati europei, come un'area sicuramente da monitorare attentamente. La nostra borsa italiana in questo momento si giova su una tenuta del settore bancario, per quanto riguarda Eurostox Banks è sempre abbastanza tonico, mentre Eurostox contratto tradizionale ha meno spinta, sia pur di poco. Attenzione a un ritorno di euro-dollaro sopra 1,08 e 82,85, 88, perché potrebbe dar luogo a un rimbalzo interessante primo target 1,0914. Vediamo nel pomeriggio dati mato. Sono d'accordo con te. Allora, andiamo subito con le domande. Snam a 3,88, Intesa a 2,60 e Unipol a 1,96. Aspettare stacco dividendo, vendere già. Grazie Antonio da Bologna. Io non mi stancherò mai di ricordare la strategia sugli stacchi di dividendi. Mi raccomando, non acquistate un titolo per prendere lo stacco, perché una volta che prendete lo stacco, poi il prezzo del titolo viene stornato dello stesso valore dello stacco, quindi non cambia niente. Se avete la strategia di prendere le cedole, è una strategia sul lungo periodo, non sul brevissimo. Sul brevissimo non funziona. Poi non mi chiamate e dite, ah, ma cosa è successo, non ho guadagnato. È normale, d'altronde il ragionamento è quello, signori. C'è la società che a 100 stacca 20 di cedola, non ha più 100 di patrimonio, ma ha 80, e perciò il valore diminuisce. Detto questo, Snam 388. Se la venda, via. Ottimo prezzo, ottimo acquisto, ottima operazione, bravissimo. Siamo in prossimità di massimi importanti, a 4,28 c'è una zona di volumi. Oggi Snam quota 4,26, io chiuderei l'operazione facendomi un grande complimento, festeggiando un bellissimo fine settimana con la famiglia. Poi ci abbiamo Intesa, non ho fatto a tempo perché andavi molto veloce a segnarmi i prezzi. 2,60. Ma questo non è uno che deve chiedere consigli a noi, questo è uno che deve venire in trasmissione. Lo chiamiamo noi? Hai trovato un grande trader, bravo, 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 ti faccio i miei complimenti. A 2,95 c'hai una resistenza che ti introduce, ti do del tu perché ormai proprio sei oltre un collega che un maestro, ti introduce alla risorsa resistenza psicologica di 3, in questo momento Intesa sta a 2,84, sta un po' dialogando, ci sono tre candele daily che secondo me sono candele non di certezza ma anche di presa di profitto, exit, fuori, okay. Uscire. Unipol sai 1,96? Unipol sai 1,96. No, forse ho trovato un titolo sbagliato, scusatemi un attimo, 2,17, comunque tutti i titoli in guadagno, tutte ottime operazioni, 2,178, c'è una resistenza forte, molto forte, a 2,35, questo prezzo che abbiamo raggiunto oggi all'interno dell'analisi del grafico su struttura di tutto il rialzo, è sul 61,8 di Fibonacci, per chi ci crede 2,22 è un'area di uscita, sicuramente stop a 2,01,15, 2,03, non oltre, la media mobile su base oraria 1,83 lo conforta, l'ingresso è buono,
la rottura tecnica è buona, si potrebbe su questo titolo, che forse può strappare ancora, liquidare il 50%, due terzi del portafoglio, stop trailing a 2,03, vediamo se colpiamo 2,38, non oltre. Allora, andiamo a vedere se il nostro Antonio da Bologna è uno che ci sa veramente fare. Risalgo agli sms precedenti. Ieri, ad esempio, ci abbiamo mandato Banca Sistema a 2,87. Così voglio controllare solo i miei telespettatori che stanno diventando sempre più bravi. Allora, Banca Sistema, tra l'altro, così elimino anche un sacco di sms su Banca Sistema che sono arrivati. Dove c'ha l'ingresso il nostro collega di 2,87. Bologna? 2,87. No, è lì. Oh, ragazzi, ma non può andare sempre bene. Ma lo rende umano e lo rende comunque... Tra l'altro io abito vicino a Bologna, se ci vogliamo prendere un caffè insieme è ben accetto. E beh, qui è un'operazione... Ma questa è un'operazione che, di cui lui ci ha parlato nelle puntate precedenti, che si porta dietro da un bel po' di tempo. Sai che non mi ricordo. Io mi ricordo di un'operazione di un trader che se la portava da 2 anni, sta facendo pari. Forse non è lui, ma c'è un'operazione sicuramente della quale abbiamo già parlato. È un po' intrappolato, però secondo me se lo può anche permettere. Michele da Potenza, buongiorno Michele. Sì, buongiorno. Allora, tutto bene Michele? Tanti complimenti per questa bellissima trasmissione. Grazie. Mi sente? La sento benissimo, lei? Qui anch'io. Allora, complimenti per la trasmissione, dottor Emerit. Grazie. I vostri esperti, bravi, professionali, mi hanno fatto guadagnare un po' di soldini in tempi scorsi. Mi raccomando, no, però è sempre lei che clicca, quindi... Sì, certo, è logico, però le analisi sono quelle che contano molte volte. Assolutamente. Certo, volevo dire, quello che volevo chiedere, l'ha già detto lei a proposito dei dividendi, perché io avevo comprato Generali, no? Avevo comprato Generali a un prezzo e l'ho venduto allo stesso prezzo. Adesso, siccome il dividendo è abbastanza alto, 0,80, pensavo di prenderlo per guadagnare qualche cosa, ma come ha detto lei non guadagna niente, a meno che non lo tiene per lungo tempo. No, c'è da dire che magari nella giornata dello stacco fa uno 0,3, può anche fare 2%, però il guadagno non lo fa sulla cedola, lo fa sulla performance di giornata, quello intendo io. Capisce? Ho capito, ma voglio dire, quanti giorni prima si può prendere l'azione perché si ha diritto allo stacco di dividendo? No, non c'è giorni prima, anche il giorno prima e via. Ah, anche il giorno prima. Sì. Perché adesso in generale, dopo il tombo della trimestrale, delle cose, perché la trimestrale è andata bene, no? Sì. Ha fatto un tombo e è rimasto su... su 14,80, aspettava di più il mercato. 14,84. Sì. Era arrivata a 15,45, però io l'ho venduto, non ho guadagnato, non ho perso niente. Allora mi consiglio di non prenderle, no? No, se la sua strategia è per prendere la cedola e vendere poi subito dopo, non faccia niente perché tanto non va a guadagnare niente, se non la performance di giornata. Se invece la strategia è tengo il titolo, così nel corso degli anni prendo le cedole e magari il prezzo rimane piano piano, si allinea sempre di più al mio prezzo di carico, allora quella è un'altra strategia e può fare quello che vuole lei. Però se per guadagnare nel brevissimo non cambia niente, quindi non lo stia... Non conviene, anche perché... Ma però questa è un'azione per cassettisti, perché sì, si può anche tenere per un periodo medio, dico, non è sbagliato questo. Guardi, no? Di solito io ho parlato con molte persone che mi dicono che Generali comunque sia oscilla sempre su più o meno gli stessi prezzi, se va a vedere alla fine è da 2 anni a questa parte che c'è. Non è un titolo volatile come possono essere tanti altri. Poi ovviamente se succede qualcosa non è che possiamo leggere il futuro, però di solito... È logico, cioè, se avesse la scheda di cristallo adesso non sarebbe lì, signore Emerit. No, sarei in spiaggia sicuramente alle Bahamas con la pigna colata, insieme a Lapidari. Posso dire una cosa? Va bene. Comunque grazie tanto, di nuovo complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Giovanni, dimmi tutto. Allora, Generale è una volatilità che è quasi doppia quella dell'indice nostro, negli ultimi 5 giorni. Quindi attenzione, perché la volatilità purtroppo è un animale complesso da conoscere. Ma questa storia che Generali è un titolo da cassettisti, secondo me appartiene più al passato che al futuro. Secondo, oggi c'è un supporto mega 14,65, dove vi passano tante cose, nonché la base superiore di una flag che il titolo aveva violato con il giorno 4 di maggio, ma la brutta candela di ieri, brutta e anche con forti volumi, almeno rispetto a quelli delle ultime sedute a partire da gennaio, quindi una candela con quasi
non il record dei volumi annuali che sono stati fatti il 23 di gennaio, ma una candela ultimamente molto forte mi fa pensare. Oggi generale sta lì, vivacchia, non dà risultati, sta sul prezzo di chiusura di ieri, di una giornata comunque brutta, ma attenzione alla rottura di quel supporto, perché gli istituzionali del generale, se rompe quel supporto, si reagirebbero a meno del 50%. Per cui secondo me hai fatto molto bene a consigliare di non comprare, soprattutto guardando al dividendo, a queste cose qua, perché secondo me è un titolo sul quale io, se sono dentro a prezzi buoni, uscirei. Se non fossi in posizione, non lo metterei nella watch list. L'azienda mi piace molto, l'azienda mi piace moltissimo. Il grafico, secondo me, richiede un attimino più di pazienza. Allora, andiamo da un'altra domanda. Ciao Emeric, si prevede che i fondi PIR nei prossimi 5 anni raccoglieranno 70 miliardi? Mi sembra un po' tantino. Tutta questa liquidità non rischia di creare una bolla nei comparti Star e AIM? Cosa ne pensa Lapidari? Grazie Dante. Non era 70, ma in base al tesoro era intorno ai 21 miliardi nel corso dei prossimi 5 anni l'incremento di liquidità dovuto o imputabile ai PIR, non 70. Se fosse 70... saremo sicuramente in bolla. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa? Peer, compliant, eccetera, eccetera? Sicuramente il comparto delle mid cap o comunque delle azioni meno capitalizzate ha dato dei risultati più che decorosi e migliori anche dei buoni risultati che sta dando la borsa italiana. Chiaramente 70 mi sembra una cifra un po' esagerata, è già comunque buona quella cifra lì. È un comparto vergine, giovane. Se uno guarda a lungo periodo e pensa che fra 5 anni le borse, ma malgrado degli storni che inevitabilmente dovranno prima o poi arrivare, saranno a livelli più alti degli attuali, secondo me compra bene, fa una cosa buona, senza metterci dei gran soldi e soprattutto stando molto attenti alle opere di suadenza delle reti di vendita, delle banche che giustamente devono fare il loro lavoro e quindi presenteranno questo PIR, soprattutto agendo sulla leva della fiscalità, che nella psiche dell'italiano è sempre molto gradita, come un must, perché comunque indubbiamente lo strumento è interessante, lievemente innovativo, ma va strutturato, come ha suggerito il collega che ha fatto la domanda, in un arco di tempo lungo, uno strumento sostitutivo, magari degli accumuli sui PAC, sulle polizze, per crearsi un capitale per domani, cosa che con i tempi che corrono sicuramente molto molto importante. Buongiorno e saluti a tutti, gradirei avere la vostra opinione sul titolo Unieuro. Amerigo da Roma, è il mio omonimo, perché Emeric in italiano teoricamente è Amerigo. Allora, Unieuro. Quei bei grafici verticali che escono fuori sui titolini ogni tanto. Grande accumulazione, titolo collocato da poco, almeno stando alla mia watchlist. Ieri ha aperto, un gap. Sì. Mi sembra un gap, a vederlo così, non dico di partenza, perché avrebbe dovuto effettuarsi sui minimi di zona 11, ma di certo di continuazione. Non abbiamo però elementi rilevanti per poter validare questa analisi grafica, perché a meno che il mio programma di trading sia completamente andato via di testa, non ho serie storiche. No, Unieuro è quotato da poco, quindi vai giusto. Da 4 aprile, quindi un grafico secondo me assai poco attendibile, su cui tutti i miei indicatori non mi danno alcune informazioni probanti. Che devo dire, sembra partito, di più non siamo in grado di dire, non ci si può fare neanche una trend line, un'analisi grafica, una struttura. Guarda, volendo proprio una trend line stiracchiata ce la posso mettere un supporto a 11,90, cos'è quello lì sul massimo della seconda candela, però è veramente, la sto stiracchiando come... Sì, c'è volumi a 11,51, ma rischiamo di dire delle gran spezzerie. Però, bellino, carino, partito, non si può dire. Lì bisogna vedere insomma fondamentali, se uno ci crede o no, più che fare comprarlo sull'analisi grafica. Allora andiamo da il nostro telespettatore al telefono che mi sfugge, Maurizio da Napoli. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a lei. Come sta? Tutto bene Maurizio? Sono diventato un rododendro. È diventato? Un rododendro. Un rododendro? Cos'è il rododendro? Mi scusi. È una pianta. Ah, vabbè. Che ha dei fiori bellissimi. Solo che non riesco più a farli sbocciare da un po' di giorni. Senta un po', sia gentile. Sono entrato con molto ritardo su Intesa mercoledì 16.08. Stamattina non ho chiuso a 17.24. Qual è il titolo, scusi? Unicredit.
Unicredit. Ah, Unicredit, ok, non era il tempo. Perfetto. Quindi allora, mi ridica il prezzo di entrata? 17,24, ora è ritornata a 16,99, ho visto che ripartiva. Volevo sapere un attimino come portarsela, come gestirsela. Tra l'altro ho anche altre due cose in portafoglio, è che non so se eliminare e buttarmi su altro, switchare sui bancari o quello che sia. C'ho Fiat che mi sta tormentando, sfondando i 10 di poco, riscendendo, recuperando i 10 e sta facendo questo da qualche giorno. Sì. Va bene, grazie mille allora Maurizio, alla prossima. Grazie a lei. Grazie tante. Cominciamo da Unicredit, siamo a 17,14 quest'oggi in recupero, una bella performance positiva che sta facendo cos'è il 2,7%. Sì, quindi, bravo. Lapidari, Giovanni. Stop sotto il minimo di ieri, secco. Vabbè, se, sì. se Unicredit parte, quel minimo non lo deve rivedere. Se questa partenza, questa performance di oggi è fasulla, rivedrà quel minimo all'operazione e bisogna chiudere a pareggio. Cioè non ci sono strade di mezzo. Teniamo presente che stiamo comprando dei massimi, perché il titolo a novembre stava comunque a 9. Uno dice, novembre. Sì, ma sono in 5 mesi il titolo ha fatto il 70%. Regolarsi di conseguenza sulle performance, perché mi sembra che il collega che ci chiami da Napoli, il problema di questa pianta che si annaffia male è che si annaffia comprata sui massimi e quindi si annaffia con un'acqua che ha bisogno, per fare dei fiori, rimanendo in metafore, di molto 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 tempo. Suggerirei di non mediare, e se si comprano i massimi si fa lavorare il tempo. Per far lavorare il tempo l'equazione è una e una sola, il resto sono fesserie. Vuoi un risultato? Capitale moltiplicato tempo diviso o moltiplicato per la tua tolleranza al rischio. Fai lavorare molto il capitale? Devi stringere il tempo, o tutto o subito. Fai lavorare il tempo, il capitale deve essere basso. Ma tu così... Sul money management non entriamo, Emerick. No, perché mi bruci gli argomenti dello speciale che abbiamo fatto. Non ti brucio nulla. Però dico al collega, siccome gli piace comprare quando vede la forza, deve lasciare il tempo a questo titolo. Questo è un titolo che probabilmente per vedere dei risultati interessanti ha bisogno di mesi, non di giorni. La strategia su Unicredit, stop sotto i minimi. Poi, per esempio, Fiat, altro titolo. Devo andare in pausa, aspetta. Giovanni, perfetto. Fammi andare in pausa e poi torniamo subito. Analisi tecnica. Bene. Siete sempre in compagnia di Analisi Tecnica, Giovanni Lapidari quest'oggi a rispondere per voi eccezionalmente al venerdì. Ci sei sempre, Giovanni? Certo. Dobbiamo per forza rispondere al nostro Raffaele da Roma che mi ha mandato tipo una quindicina di sms su Leonardo. Leonardo, prego. Aspetta. ce l'avevo fuori. Meno 1,45 a 15,62. Però sta salendo bene. Cioè, questo titolo continua a salire. In questo momento ha rotto 14,86, 14,78 circa, una flag nella parte superiore. La rottura è stata fatta qualche giorno fa, dal 25 aprile, consolidata. La rottura mi pare valida. La mano primaria su Leonardo è dentro da 13,36 e non pare essere uscita e continua a beneficiare delle vendite che gli stanno facendo i piccoli. C'è un eccesso di vendite, di mediature e di short da parte di piccoli e questo pertanto potrebbe far rientrare il titolo, che infatti oggi fa 15,61 meno 1,51%, perché c'è un eccesso di sbilancio compratori-venditori in parte sbagliata che va fatto rientrare. Credo che nel lungo termine questo sia un titolo da conservare. Ovviamente noi non sappiamo il prezzo d'ingresso, ma la struttura grafica sembra essere una struttura positiva e soltanto una rottura dei minimi del 3 di maggio in area 14,56, 14,38 circa potrebbe introdurre un approfondimento su volumi rilevanti che vi sono sui massimi di dicembre e di gennaio, diciamo 2016, gennaio 2017, in area 13,50. Sarebbe brutto chiaramente far andare quel titolo, per cui se una imposizione magari cominci a portare a casa qualche cosa, se l'ottica non è di lungo termine. Se l'ottica è di lungo termine bisogna chiaramente orientarsi sulla volatilità di lungo termine, quindi accettare che magari si possa vedere l'azione perdere un punto e quindi magari andare
a 1 euro, da 15,85 a 14,85 circa. Però la struttura sembra essere stata una struttura valida, anche se è su un top, su un massimo di breve rilevante, questo va detto. Allora, due considerazioni ancora sulla questione dei dividendi. Il nostro amico Fabrizio molto gentilmente mi ha dato uno spunto in più che effettivamente non ha torto. Io aggiungerei che non solo, ciao Emery, sto ascoltando le considerazioni sui dividendi che condivido, io aggiungerei che non solo si guadagna nulla dai dividendi, sempre nella strategia di brevissimo termine, aggiungo io, direi che addirittura ci si rimette, perché sul dividendo si deve pagare anche il 27% di capital gain. Grazie Fabrizio di avermi dato questo spunto in più da condividere ai nostri telespettatori. Buongiorno, se short un titolo al venerdì, cioè il giorno prima dello stacco, almeno teoricamente può essere una strategia valida che punta al ribasso per il giorno dello stacco, Mario? No, non è valida, perché a questo giro lei non prende il dividendo ma lo paga, e perciò in ogni caso è perché sennò sarebbe troppo bello, Mario. Allora andiamo avanti con il nostro Giuseppe da Reggio Calabria. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie per avermi chiamato. Dunque, io volevo un'analisi per cortesia sul titolo Pandora sulla borsa danese. Lei chiede veramente un sacco, andiamo a vedere Giuseppe. Pandora, vedo subito se ce l'ho, non so neanche. Grazie comunque Giuseppe. Allora, io non so se tu riesci a recuperarla così. Sì, sì. L'ho trovata sul segmento CAIX. Dovrebbe aver chiuso ieri a 684. Allora, fammi vedere, io ho un Pandora SDK a Francoforte, vediamo se è quello lì, se me lo dà. A quant'è che dici tu? A 684 la chiusura ieri sul CAIX. Sono a 91 sull'LS International. Vabbè, fallo tu. 690, eccolo qua. Sì, è questo qua. Va bene, ok, sul CAIX c'è un po'... Sì, io sono sull'LS International, però va bene. Ok, questo. Struttura di bassista, aumento di volatilità da non comprare assolutamente. Botta di volumi sui minimi del 18 di aprile, su cui c'è stato un rimbalzo asfittico da un lato, volate dall'altro, quindi un rimbalzo qualitativamente brutto. Titolo che non mi piace, che alla rottura di 840-833 circa, avvenuta praticamente a febbraio e mai più recuperata, luogo dove vi passa adesso la media mobile a 200 giorni, sta a 8,28, indica che la discesa c'è. Non è in questo momento, dal grafico che vedo su base daily, una discesa da comprare. L'eccesso di volumi del 18 aprile mi sembra sia stata una chiusura, approfittando di un gap molto brusco di posizioni short, ma non mi piace, trovo orribile la candela che il titolo ha sviluppato il giorno 9 maggio, dove ha aperto a 7,66 sul massimo e ha chiuso a 6,81-85 sul minimo, perdendo il 6,55% al giorno prima, ma registrando una volatilità nel giorno di cui stiamo parlando del 12,48% fra massimi e minimi. Scarti eccessivi, quindi titolo in una situazione delicata, non conosco ovviamente il business, me ne scuso, lascerei stare. Vediamo se la mia scheda tecnica ci può aiutare per il business, che anche io francamente no, chiedo un po' troppo. Però adesso magari mentre mi rispondi alla prossima domanda, che è: Lapidari non consiglia mai di comprare, ma se lo si segue non si perde ma non si guadagna. Unicredit è arrivato a 17. Vuoi rispondere o lasciamo così? Non ho nessun commento da fare. Va bene, andiamo. Grazie, apprezzo la pacatezza. Un tempo non saresti stato così pacato. Ma America, mi hai educato in maniera divina, ti voglio bene. È possibile avere una previsione su Saipem e Lira Turca? Grazie, complimenti Mirko. Allora, Saipem. Nessuna previsione. Noi stiamo da diverse settimane dialogando sulla rottura di una trend line che sorregge il rimbalzo che Saipem ha cominciato a fare da febbraio dell'anno scorso, che però è stata rotta ad aprile, pullbackata il 27 di aprile, rirotta il 28 di aprile, tentativo di ritornare sopra questo 0,40 che fa un po' soffrire le quotazioni e anche un prezzo tecnico. Oggi siamo di nuovo a 0,3999, meno 0,23. Non ci sono nessun indicatore, ne ho quattro in posizione, MACD, Sentiment, ROC e un altro indicatore sviluppato da un caro amico, di massimi e di minimi, nessun indicatore mi sta dando alcun segnale. La volatilità sul titolo si è addomesticata e questo è un segnale
che su Saipem prima o poi parte qualche cosa. Mi piacerebbe dire che è da comprare Saipem, anche per rispondere in maniera spero simpatica al giudizio che sulla mia avvio è stato dato prima, ma c'ho soltanto una lieve divergenza rialzista sul MACD che mi fa pensare che forse Saipem potrebbe avere voglia di rientrare. Se rientra c'è una resistenza a 42,85 e dei forti volumi a 40,55, proprio su questo 0,40 di prezzo che fa un po' fatica. Non vedo tendenza in Saipem. Il ribasso potrebbe essere terminato, ma non la vedo ancora pronta per un rialzo. Lira turca, euro lira turca, io so che tu sei un, innanzitutto sei un grande operatore anche sul Forex, non so che un tempo la seguivi l'euro lira turca, non so sì, se la seguivi. Sì, la seguivo come proxy di rischio. Cosa vuol dire proxy? Io non ti capisco. Come indicatore che c'era, era il caso di prendere posizioni di rischio anche sulle borse piuttosto che no. Adesso EUR, TR, però lo facevamo sul dollaro. Ah, sul dollaro, sì. Prego, se sì, vuoi prendere... Sì, la stock... Allora, siamo a 3,91 per l'euro lira turca. Non essendo una major, non ce l'ho... Non ce l'hai in watch list. No, ecco, però ce l'ho da un'altra parte dello schermo. Se no lascia stare, perché già il tempo scorre e voglio rispondere a più persone possibile. Dai, se no ce lo ripromettiamo di fare mercoledì prossimo quando torni in trasmissione. Molto importante il supporto 3,87. Vabbè, hai già fatto tutto allora. Retelit entra nei PIR, presa 1,37, oggi dove può arrivare? Luca, Retelit. 1,37, bravo, dove può arrivare? C'è la resistenza di 1,48, non ho in questo momento il titolo in tempo reale. In tempo reale lo sta facendo adesso, 0,86% di ribasso, 1,38. Fa un po' fatica perché è la zona dei massimi precedenti di tutto marzo. Il break sembra valido, però attenzione che a 1,35,60 va messo per forza uno stop, perché è vero che è un po' troppo ravvicinato, ma se mi abbandona quella zona, mi abbandona una zona di volumi che sta sorreggendo questo breakout, per cui se mi abbandona i volumi del breakout mi invaliderebbe il breakout stesso e quindi introdurrebbe un test di 1,3380 e la struttura andrebbe di nuovo a confondersi e non essere chiara. La mano primaria è entrata prima a 1,23 e quindi chi ha stop larghi può considerare questo livello, insomma i minimi del 18 di aprile come zona importante di eventuale ingresso. Se strappa direi che l'1,50 anche psicologicamente o che tecnicamente sarebbe un massimo superiore a quello di due giorni fa e sarebbe quindi una zona da tenere presente per una prima presa di profitto. Si è comprato un po' sui massimi perché il titolo a dicembre stava a 0,76, insomma, ha fatto il doppio e quindi è chiaro che in questo momento si compra una struttura tecnica un po' forzata. Emeric, ma il rododendro aveva chiesto Fiat, avete ragione. Allora facciamo velocemente FCA perché ho anche Tonino da Palermo in collegamento e pochissimi minuti per fare entrambe le cose. Quel Fiat è sui massimi e quindi di conseguenza si soffre. È un massimo bello, guarda Emeric, perché se mi passa 10,27 mi rompe un bellissimo megafono che a me piacerebbe molto come segnale rialzista. Non dico di andare long sul breakout, perché a me i break non piacciono, però capisco che faccia fatica, perché 10 è un prezzo tecnico. C'è la trend line di un megafono che passa e c'è tantissimi volumi. C'è proprio un'area 10-10,25 dove ha tantissimi volumi. Ma io sono più propenso a pensare che ce la possa fare. Allora, anche se ieri ha avuto una candela orribile, me ne rendo perfettamente conto. Ieri Fiat ha perso tanto. Pandora, oggi... sono quelli dei gioielli danesi, tra l'altro girano anche sulle nostre televisioni italiane parecchie pubblicità, sono quelli che fanno gioielli, tra parentesi, sono andato a ricercarmelo. Tonino da Palermo, Tonino, buongiorno. Tonino cercherò di essere rapido. Grande, mi dica. So che Leonardo l'avete già fatto, sì. Però so anche che Lapidaria ama parecchio i canali e siccome c'è un canale perfetto su Leonardo tracciato dai minimi del 24 giugno e in questo momento diciamo ha toccato proprio la parte superiore. Top del canale, certo. Limite superiore. Sì. E quindi volevo chiedergli se uno short da questi livelli lo vede
e poi un livello di ingresso per Beeper. Grazie a lei, cittadino, alla prossima. Allora, grazie. Il canale c'è ed è anche un bel canale, effettivamente. Sì, ma non lo vedo attendibile come il canale di breve. Cioè, noi andiamo a shortare, ok, la resistenza c'è, bravi tutti e due che l'avete visto, però voi state vedendo la resistenza di un canale che è partito il 27 di giugno. Sì, l'anno scorso. Dell'anno scorso, ha quasi un anno questo canale. Andare a shortare una resistenza di un canale annuale presuppone di lasciare del tempo perché questo short si possa eventualmente creare, perché vado a shortare una struttura temporalmente lunga e devo nella mia mente dire ok, vado a shortare un trend di lungo, non mi posso aspettare che mi dia un risultato in due giorni, a meno che non arrivi una notizia sul titolo che sia interessante. Invece lavoro su una flag più di breve periodo, secondo me il titolo ha ancora degli spazi, per cui oggettivamente parlando questo short non lo farei. In questo momento, secondo me il titolo potrebbe ancora fare qualcosa. Poi magari alle 2 mi crolla del 2%, la nostra previsione, aspettativa va a farsi benedire. Questo è quello che vedo. Ecco, okay. Poi c'era un'altra domanda, veloce. Che era? Non mi ricordo, ma tanto non abbiamo più il tempo di farla, quindi tra l'altro tanti sms su Fiat, non avete fatto Fiat, l'abbiamo fatta, quindi siamo a posto l'abbiamo con fatto, la coscienza. Sì, allora, sì. Giovanni, grazie mille per essere stato con noi. Ciao, grazie Monica. a voi. Se volete rivedere Giovanni Lapidari nella puntata di oggi, lo potete fare sul sito www.milanofinanza.it, sezione video, CNBC, andate, scorrete la tendina e trovate analisi tecnica e lì ci sono tutte le puntate registrate. Grazie Giovanni, alla prossima. Ciao. Scusate la curiosità, che sito usate per vedere i grafici a candela e tutti i dati relativi all'analisi tecnica? Quello che vi faccio vedere io è l'MF Pro, la piattaforma proprietaria di Classe Editori. Se la volete ce ne sono tante, non faccio pubblicità, anzi faccio un po' di pubblicità alla nostra, però insomma ce ne sono tante nel panorama del trading, quindi potete trovare tutte quelle che volete anche su internet, se cliccate grafici gratis qualcosa trovate. Detto questo, chiudiamo qui la nostra settimana analisi tecnica alla fascia trading, come sempre un piacere accompagnarvi nel mondo della finanza operativa per questa settimana. Ci rivediamo domani in diretta, lunedì in diretta alle 11. Grazie a tutti, buona giornata e buon weekend.